Ben ritrovati pinguini e benvenuti in questo nuovo video di AFK Breaking News. Oggi vi porto due bellissime notizie, forse non bellissime per Elon Musk. Una che proviene dal nostro stivale italico e l'altra invece da Oltralpe, dai nostri amici francesi. Benissimo, ma prima di cominciare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina così che da rimanere sempre aggiornati con gli altri video che pubblicherò su questo canale. You can... 27. They did that. Free software. Benissimo, la prima notizia che vi porto riguarda il progetto di mobilità aerea avanzata e nella fattispecie di un progetto che sta per essere avviato perché già ha ricevuto il via libera da parte dell'ENAC. Per chi non lo sapesse, l'ENAC è l'ente nazionale per l'aviazione civile. Di cosa sto parlando? Gli assessori per la mobilità e della sanità della Regione Lazio, nella fattispecie parliamo di Mauro Alessandri e Alessio D'Amico, entrambi del Partito Democratico, hanno scritto una proposta al fine di utilizzare droni per la consegna di medicinale e anche altre tipologie di merce. Questo progetto non è stato fatto solamente per, ovviamente, salvare vite umane, ma anche l'obiettivo è quello di avere un sistema di trasporti non solo più efficiente, ma anche meno inquinanti. Così facendo si evita di trasportare questo tipo di merci via terra e cercare di decongestionare il trasporto su strada. Una preghiera per tutti quelli che vanno sul raccordo anulare ogni giorno. Questa proposta rientra in questo progetto ENAC chiamato Mobilità Aerea Avanzata, che è un progetto che si prefigge come obiettivo quello di sviluppare nuovi concetti di mobilità aerea. Questo progetto ha infatti l'obiettivo di incentivare l'innovazione su questo genere di tematiche, coinvolgendo anche diversi ministeri, quali per esempio il Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Innovazione Tecnologica. Non si sanno i dettagli di questo progetto, anche perché è ancora nella fase iniziale. Ha semplicemente ottenuto il via libera dall'ENAC, che è un passo fondamentale per questo genere di progetti, tra l'altro, anche perché io cercavo di capire dove verranno consegnati i medicinali. Verranno consegnati al comune cittadine, in ospedale, nelle farmacie? Non ho trovato nulla a riguardo. Infatti, quando ci saranno altre novità, vi darò aggiornate e ve lo farò sapere su questo canale. Ora spostiamoci oltre Alpe e parliamo di Starlink. Per chi non lo sapesse, Starlink è un'azienda che fa parte del gruppo di SpaceX, quindi fa capo a Elon Musk, che praticamente ha ricevuto una piccola batosta dalla Francia. Andiamo con ordine. Per chi non lo sapesse, Starlink vuole offrire connessione a internet a banda larga utilizzando una costellazione di satelliti a bassa orbita. Attualmente Starlink è disponibile in 32 stati, che include anche l'Italia dal 2021. Ora, cosa è successo in Francia? All'inizio di questo mese il Consiglio di Stato si è espresso ritirando la licenza per Starlink di operare in Francia. L'ARCEP, che è l'autorità francese per le telecomunicazioni, aveva dato in precedenza l'utilizzo di due bande di frequenza per operare in Francia. Tuttavia, questa concessione fu fatta senza consultarsi con il pubblico. E allora adesso il Consiglio di Stato ha detto basta licenza. Ora, qual è stata la motivazione per il ritiro di questa licenza? A parte che ci sono alcuni agricoltori che sostengono che le stazioni di terra che utilizza Starlink possono far male a bestiame, il motivo principale per il ritiro di queste licenze sta nel fatto che Starlink potrebbe avere un impatto sulle connessioni a banda larga dello Stato francese, avendo un impatto anche negativo sui consumatori. Starlink operava in Francia sin da maggio 2021, offrendo una connessione di circa 150 megabit al secondo, che è paragonabile a una connessione comunque 4G, anche se comunque l'azienda aveva promesso che questa velocità sarebbe aumentata col tempo, anche perché comunque operava in beta, cioè in prova. Adesso con questa decisione del Consiglio di Stato francese, i maggiori competitori di Starlink possono avere una marcia in più. E chi saranno mai questi competitori di Starlink? Ci abbiamo Project Kuiper, che fa capo ad Amazon. Tra Musk e Bezos non correrà mai buon sangue. E c'è anche Eutelsat, che guarda caso è un'azienda francese. Benissimo pinguini, queste erano le due notizie che volevo portare per oggi. Non mancate venerdì col primo episodio di FK Storia, in cui parlerò di IRC. E prima di concludere, portate questo canale iscrivendovi al canale e cliccando la campanellina. Non costa nulla. Io per oggi ho concluso, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!